procediamo con la premiazione? Che ne dite? Vediamo così tutti. Procediamo con la segnalazione. Allora, apriamo qua biscotti. random e random.org. Punto org. Ok. Allora, i numeri qua vanno dall'1 al... Sta registrando, credo. Registra sempre. Sì, è rosso qua. Cosa? Dall'1 al 7. Ok. Devo premere su generate per generare. Allora, mi dite voi Io quando aspetterei volete che... un Aspetta, po' di sì. suspense. Un po' di suspense. Trrr, facciamo il rullo dei tamburi. Chi fa il tamburo? Bullet, perché non ti pago? Ah, va bene, qualcuno ci ha fatto. Cos'hai? La tavola Mi apparecchiata metto pure questa, qua cos'era? accanto. Ok, ragazzi, ricordiamo che se metterò questo video come di premiazione, che i finalisti, no, sono stati Andrew Gurri, lo stile dei noob, Mestro Lindo 105, 526 Alfonso, Jack Dice 007, NTG Assassin 89 e 6FR4NZ9. Sì, l'ho detto, che bello, va, alla fine io dopo la serata. Che Dio ti maledica. Che i giochi che verranno assegnati saranno Arma 3, Don't Starve, Nazi Zombie Army, Boom, Dead Island, e poi a scelta fra Horse Must Die 2 e Metro 2033, per cercare di premiare tutti quanti. Ricordiamo che questi ragazzi hanno vinto perché? Perché hanno risposto correttamente a tutte le 8 domande, ragazzi, molti di voi mi hanno risposto a 7 domande. Molti di voi hanno risposto male alla domanda che nome avevo 3. dato alla città nell'episodio che giocavo nell'episodio 2 di come caspita si chiama? O l'episodio 1, non Sotto mi ricordo, Messopoli. di SimCity, che era Sì. sotto Messopoli e non Volscentopoli. Perché avete sbagliato? Perché avete guardato il primo minuto solamente, me lo sono andato a rivedere perché ho detto perché tutte queste persone sbagliano. All'inizio parlavo e dicevo che nel primo episodio, che in un episodio che non ho mai messo, avevo creato una città che si chiama Volscentopoli. Però, come vedrete se guarderete finalmente questo video, ci sarà. Comincio con una nuova città che chiamo dopo 10 minuti all'incirca, quando mi danno il comune con cui si può nominare la città, sotto Messopoli. Quindi, questo era il nome della città, ragazzi. Ce n'era solo una un po' più complicata, diciamo a trabocchetto non voluto, perché non l'ho fatto volutamente, onestamente. E questo è stato. Nel frattempo, c'è la mia ragazza che si tocca la pancia, che forse cerca di farmi capire che ha mal di pancia di qualche boh, qualche cosa. Comunque, ora Incinta. no, se tu non vieni premiato. Quindi ricordiamo le risposte esatte erano all'incirca. C'è un file di testo qua con tutte le cose. Prima domanda era nell'episodio intitolato Tempo di LOL episodio 5 Project Zomboid. Credo che non ci siano zombie in giro. Va a fare cosa mi fa morire, ragazzi? Cosa mi fa morire? Ve lo ricordate? Ah, un gruppo Un di gruppo di zombie. zombie. Ecco, visto. Ok, nella seconda domanda nell'episodio intitolato Tempo di Horror Amnesia Dark Descent Walkthrough episodio 6 Vevolscente HD, quante volte muoio, ragazzi? L'ho tirata a caso. Sì, che culo! Tu non vinci niente. Cioè, no, mi c'è, appena stato squalificato, senza anche volerlo. Poi, terza domanda del contest, una volta comunque, perché sono forte pro. Vabbè, se ero forte pro, morivo anche una, però. Nell'episodio Un intitolato LG. Nuovo video promozionale per il canale Vol189, la coppia che si bacia si fa saltare in aria perché? Perché si fa saltare in aria? Perché ci sono troppi zombie fuori dalla barca. Quindi non era perché Romeo e Giulietta non possono Un avere botto di l'esclusiva, zombie. ragazzi, e non era perché il suicidio di Perché coppia si è amano. così romantico, eh? Quindi È stata era perché c'è un difficile sacco di questa. zombie. Ecco. Poi nella quarta domanda del contest, nell'episodio intitolato I 5 giochi di zombie da giocare nel 2013 per Volscente HD, quale gioco è in quarta posizione? Ecco, insomma, Standalone. DayZ, benissimo, standalone ovviamente, benissimo. E quindi non Barbie Zombie Hunter e neanche WotZ. Poi nella quinta domanda del contest, nell'episodio intitolato DayZ e la guerra dei vermi by Volscente, con quale arma uccido il mio ultimo nemico? Ve lo La ricordate? granata. Con È già sbagliato, un'accetta. Non l'ho ucciso né con un piede di porco né investendolo con un camion e non ho detto neanche né, non era neanche la D che diceva non lo uccido perché faccio all'amore sull'erba del prato. Facciamo all'amore, no, non ci Mancava voglio, io ho la fatto decina all'amore. oltre a quella. Sì, eravate Oppure indecisi, sì. devi metterla, l'hai insultato così tanto che si è suicidato. Ecco,
Poi, ragazzi, nella domanda, sesta domanda del contest, nell'episodio intitolato Dead Space 3 Walkthrough, Blablabla, HD, cosa voglio recuperare? Ve lo ricordate cosa volevo recuperare? Una fotografia della tua ragazza un po' sconcia. Benissimo, bravissimo, un po' sconcia l'ha aggiunto lui, però è la verità. Non dei soldi che mi hanno rubato, neanche gli anni della mia gioventù e neanche un'auto fighissima, va bene? Però quelli della mia gioventù li vorrei recuperare. Non morire, per favore, non voglio uccidere utenti. Sottoscritti tipo 879. Poi, settima domanda del contest, nell'episodio intitolato SimCity episodio 1, la città perfetta, quella dove mi sono caduti tutti quanti. Come si chiama la città che ho fondato? Volcentopoli. Stronzi. Si chiama Sottomessopoli. Ragazzi, non fate così e poi mi arriva certo messaggio. Io l'avevo detto Volcentopoli. No, si chiama Sottomessopoli. E lo dico a 10 minuti e 43. Che me lo sono pure annotato qua nel documento di testo. Se lo potete vedere alla registrazione. Stavamo scherzando. Poi, ottava domanda del contest. Nell'episodio si vede. C'è una voce da mania. Come chiama? Pacciani ti devo chiamare. Allora, quindi, ottava domanda del contest. Che cos'è questo ronzio? Nell'episodio intitolato Organ Trail Director's Cut, episodio 1. No, bla bla bla. Che nome do al secondo membro del mio gruppo? Chi se lo ricorda? Perché c'era un'ottava domanda? Vaffanculo, stronzo. Pezzo di me. Che ti ricordate che nome do? Questo se non avete le due soluzioni. Gielbone. Benissimo. Perché? Perché mi piace tantissimo come autore di zombie. È bravissimo. E mi è appena arrivato il. Chi è? Ti ammazzerei. È uno che ha scritto una trilogia. Ora diventata una trilogia di un libro di zombie che parla la storia della storia di uno che è sopravvissuto. Sta cercando di sopravvivere all'invasione zombie. Dove il primo il primo libro si chiama Day by Day Armageddon, il secondo si chiama Behind Exile, il terzo Shattered Glasses, e mi hanno chiamato poco fa, mi hanno dato un messaggio per dirmi che il terzo, che l'ho ordinato dall'America, mi è arrivato oggi e lo devo leggere. Lo consiglio a tutti quanti, è scritto sotto la forma di diario. Ora passiamo a questa premiazione, oppure non volete niente? Va bene, ma a casa. Ok, random, mi pare. Allora, la registrazione ancora qua mi sembra che stia funzionando. Da in rosso almeno, da 0 fps, 2 fps. Ok, ragazzi, sapete tutti i vostri numeri. Ho messo random da 1 a 7. Che faccio? Clicco? No. Dai, clicco. 3, 2, 1, via. Il numero 3 ha vinto. Chi è? No, Maestro Lindo. Maestro Lindo. Maestro Lindo. Aveva fatto le previsioni Monster Kill. Ci aveva azzeccato. Ci aveva azzeccato Maestro Lindo. Sì, aveva detto che lui vinceva. Ma che minchia. Visto, Monster Kill. Quindi maestro, prima di cominciare con le altre cose, facciamo così, facciamo tutto con ordine. Tu che gioco vuoi? Abbiamo Arma 3, Don't Starve, Nazi Zombie Army, Cyber Elite, Nazi Zombie Army, Dead Island, Orc Must Die 2 e Metro 2033. Li metto tutti quanti insieme. Quello che preferisci. Mi spiace tanto per gli altri, però sì, Arma 3. Ok. Arma 3. Inghiccato il silenzio, ragazzi. Neanche avessero detto ti è morto il topo. ti è morto il topo. Oh, ragazzi, allora. Clicco di nuovo su Generate. Che dite? Vediamo chi. No. No. Quindi Arma 3. Lo tagliamo. Ok, ragazzi, complimenti intanto ad Alfonso 526 Alfa, perché 526? Non è 4321, non è 123. Non lo so perché YouTube me l'ha generato così il nome. Ok, benissimo, una persona di fantasia. Ok, allora, vediamo chi è il secondo. 3, 2, 1, via. Paraparapà, 4, il numero 4. Alfonso. Minchia, beccate tutte le previsioni. Come sai che tira indietro qua, ci rifaccio su random.org? No, ho ritirato, ho fatto per caso, mi riesmette, ho refreshato. Quindi, va bene, tiro Alfonso. ho fatto un refresh, sono tornato indietro per riazzerare, vediamo se riparte, se rivince lui di nuovo, ragazzi. 3, 2, 1, via. Il numero 5.
5. Jack Dice. Jack Dice, che gioco vuoi? Un X-Hunt, ragazzi, posso riguardare questa registrazione giusto per essere sicuro che ha segnato il primo, giusto? Jack Dice sei il secondo comunque, deve essere ultra sicuro, sì, un sì, secondo, sì. Blocco la registrazione. Riprendiamo a registrare, va bene. Non ci perde più la gente adesso a questo video. Ok, no, vabbè, cioè, ora sarà tutta una tirata. Quindi abbiamo detto, qua c'è un numero 5, generate, che cazzo pizzita è questa cosa di qua che non avevo detto. Ma quindi non ho vinto niente io? No, Alfonso. No. Alfonso, che hai vinto? Che vuoi? Zombie Light, no? Quale? Nazi zombie, Alfonso. Nazi zombie. Poi avevo tirato l'altro numero, giusto? Sì, il 5. Il 5, benissimo, 5, perché l'ho visto qua, messo qua, non voglio fare errori, ragazzi, sempre lì. Il 5 era uscito Jack Dice. Cosa vuoi, Jack Dice? Che cosa è rimasto? Allora, Don't Starve, poi... quindi Nazi Zombie lo cancelliamo, c'è Don't Starve, Dead Island, Metro 2033 e Orcs Must Die. No, come stai, ce l'ho, Metro 2033, no. Don't Starve, mi sa, perché Dead Island ce l'ho anche quello. Ok, benissimo, allora... tagliamo qua Don't Starve e andiamo a dare, mamma mia che bordello, per fare un filmato che doveva essere una minchiata proprio. Quanto... Don't Starve, ok, e ora c'è invece il, vabbè, devo rigenerare, ragazzi, 3, 2, 1, via. Di nuovo il 5 uscito. Vince due premi, allora. Doppio. Vinci un calcio nel culo, vinci. Hai già dovuto stare. Vieni qua a darmelo prima, però. No, mi costa troppo. Scusa, ti conviene che posso dire i premi. E poi ho paura che mi picchi. Stavo dicendo, non mi picchiare, ti prego. Stavo dicendo, non va mi bene, picchiare. Dai, per questa volta. Salvato. Quindi qua c'è stanza premia. Quindi stiamo dicendo, riproviamo di nuovo, ragazzi, vediamo se c'è qualcosa di diverso. È uscito il numero 3, che era già uscito. Riproviamo, vediamo se è uscito qualcosa di diverso. È uscito il numero 1. Andriol Gurli. Andriol. Ora qua mi... Vabbè, Andriol scrive, ragazzi. Dobbiamo mettere la chat, perché qua non è niente di facile. L'ho smutato un istante, giusto così mi dice quale gioco vuole fra questi di qua. Bullet, me lo rismuti? Non posso rismutarlo. Che è rimasto? Solo l'espansione. No, Dead Island è il gioco normale, non c'è l'espansione. Andriol, puoi scegliere fra Dead Island, Orcs Must Die 2 o l'1 se vuoi pure, va bene. E Metro 2033. Dead Island. Oh, visto, chi era quello che diceva che non vincevi un cazzo? Dead Island. Ok. Ok. Ero io, NTG Assassin, ok. Ora, infatti sono quasi settimo. NTG Assassin. Ma scritto. Ok, rimutate per favore, però Andriol, che ci ha fatto piacere avere a che fare con lui e sentire la sua voce per il fruscio. Andriol, blocca il microfono. Ok. Grazie, perché arriva troppo rumore. Ora, ragazzi, neanche a stare a tirare i numeri, credo, no? Oppure volete proprio sapere chi era l'ultimo degli ultimi? Vabbè, tiriamoli a sto punto. Mancano solamente il numero 2 e il numero 7, giusto? Premiamo, tanto per, tanto potete scegliere quello che volete. Non anche il numero 6, no? Anche il numero 6. Dimentichiamo il numero 6. Sì, bravo. Vero. No, perché c'è scritto, perché in questo foglio che ho io accanto ai nomi c'è scritto tutte cose. C'è... Ok, tanto per vedere, ragazzi, tanto potete scegliere fra, se mi dice, fra Orcs Must Die 2, Metro 2033. E voglio solo vedere, giusto per curiosità, quando cosa usciranno. Stiamo aspettando il numero 2, il numero 6 e il numero 7. Vediamo. Pam, esce il numero 4 di nuovo. Pam, esce il numero 3 di nuovo. Pam, esce il numero 6. Numero 6. Cosa vuoi? Numero 6. C'hai il microfono? Sto mangiando dal computer. Numero 6, che è NTG Assassin. NTG Assassin. Vediamo che dice. Sesto, Asp, mi dici. Visto, non sei... Ok. Nome di quel gioco. Ok. Strano. Quale gioco strano? C'è Orcs Must Die e Metro 2033. Se non hai Metro 2033, te lo consiglio, perché ci sto facendo una serie, vale la pena di essere... ok, te lo scrivo subito. Consiglio Orcs Must Die. Must.
Metro 2033. Gli altri ragazzi, anche se ancora non vi ho sorteggiati, pensateci pure, perché per quanto riguarda gli altri, che sarebbero lo stile dei noob, Six Friends 9, così me li dite, vediamo di passare poi su Steam e vi comincio a dare questi giochi. Quindi, ok, quindi NTG Assassin vuole Metro. Posso fare una domandina? Certo, 2000. Ma creerebbe problemi se ho l'Alpha Light di Arma 3? Non credo proprio, perché questa è la versione completa, non è l'Alpha Light. Questa è versione che funziona perfettamente. La devo comprare. Stavo dicendo, e poi vediamo, giusto per vedere se quindi Metro NTG Noob. Ora rimane solamente il numero 2 e 7. Vediamo un istante se usciranno mai. E il numero 2 è uscito, benissimo. E Six Friends Race, congratulazioni, è uscito, hai vinto la lotteria della sfiga. Quindi va bene, è uscito il numero 2. Lo stile dei noob, minchia. Cosa vuoi? 2027, che cosa stiamo andando, i numeri? La modifica. 2033. Metro 2033. No, 2027, che questa è una versione, è la versione beta, ancora non è arrivati al 2033. Six Friends, vediamo se uscirà mai. Ora voglio fare il sound generate, perché voglio vedere. Pam 1 è uscito, Pam 1 di nuovo, Pam 4, Pam 2, Pam 4... Pam 4, Pam 1, Pam 4, Pam 6, Pam 5, Pam 2, non fa 1 a 1? Pam 6, Pam 2, 1, 2, 3, non ci credo, 3, 1, 7 a 7, 6, 6, 5, 7 è uscito ora. Che bello. Cioè dovrei andare in una top 1000, forse hai possibilità di fare qualcosa. Felicità incarnata. Sì, allora, che minchia, ci siamo. Cosa vuoi? Il silenzio è calato. Metro 2033. Ok. Metro non c'è, 2033. Ok. Non l'avevo appena scelto quello prima. No, lo posso, ragazzi, lo posso dare a tutti quanti, perché li compro, sono questi premi di consolazione, no? Che li compro, hanno un prezzo modico e sono dei bei giochi. Mi dico, sono tutti giochi che ho comprato a prezzo pieno quando uscirono. E su Metro 2033 domani ci sarà il prossimo episodio, se riesco a plaudarlo questa notte, per farvi capire. Lo giocherò con te. No, è single player, però una campagna che è meravigliosa, ragazzi. Ci hanno fatto è preso da un libro fenomenale. Ora, ragazzi, bando alle ciance. Blocco un istante da registrazione, così mettiamo un... Così scandisco questa fase in cui vi do... In cui abbiamo... capito chi ha vinto. Quindi c'è Andrew Gurley che ha vinto Dead Island, lo stile noob che ha vinto Metro 2033, Mestro Lindo 105 che ha vinto Arma 3, 526 Alfonso che ha vinto Nati Zombie Army, Jack Dice che ha vinto Non Starve, NTG Assassin che ha vinto Metro 2033 e Six FR4NZ9 che ha vinto Metro 2033. Bella raga, grazie per aver partecipato al contest, e ora cerchiamo di premiarvi, che ne dite, va bene? O vi offendete? No. Ok, va bene.